Il 7 maggio 1964, nemmeno una pioggia primaverile riuscì a fermare circa 200 giovani appassionati di blues, accorsi in una stazione ferroviaria abbandonata fuori Manchester per assistere alla registrazione di uno speciale televisivo chiamato Blues and Gospel Train. Dopo un trio di canzoni interpretate da Muddy Waters e Cousin Joe, un violento acquazzone interruppe lo spettacolo. Quando finalmente la pioggia cessò, una carrozza trainata da cavalli portò sul palco la leggendaria cantante gospel, Sister Rosetta Tharpe. Con passo deciso, attraversò la piattaforma, imbracciò la sua Gibson SG e si lanciò in una travolgente esecuzione di Didn't It Rain, coronata da un solo fantastico. Tre mesi dopo, questo spettacolo venne trasmesso in tutta la Gran Bretagna, raggiungendo circa 10 milioni di spettatori. Era la continuazione di una serie di tour blues che avevano acceso l'immaginazione del pubblico britannico nei primi anni 60. Questi tour portarono le leggende del blues americano a suonare per platee europee, entusiaste ed interessate al genere. Tra gli artisti in cartellone insieme alla Tharpe e Muddy Waters c'erano nomi come T-Bone Walker, John Lee Hooker, Howlin' Wolf, Lightnin' Hopkins e molti altri. Per quanto straordinari fossero questi artisti, ben presto vennero messi in ombra dai giovani chitarristi presenti tra il pubblico. Jimmy Page, Eric Clapton, Jeff Beck, Keith Richards e Brian Jones sono solo alcuni dei nomi che assistettero a quei concerti. Nei pochi anni successivi, questi giovani iniziarono le loro carriere discografiche, portando i soli di chitarra elettrica su scala internazionale. Ne nacque un vero e proprio scambio culturale tra musicisti britannici e americani, che attraverso innovazioni musicali reciproche avrebbero rivoluzionato il concetto di assolo e trasformato definitivamente la chitarra elettrica. Uno dei primi successi della scena British Blues Revival furono i Rolling Stones, che si formarono nel 1962, uniti dall'amore per il blues americano. Cominciarono a incidere da subito e ben presto divennero uno dei gruppi più amati del Regno Unito. Ispirati dai loro idoli del blues, decisero di provare a portare la loro musica oltre Atlantico. Ma, diversamente dai tour di Tharpe e Waters, il loro primo tour negli Stati Uniti fu un disastro. Il pubblico americano non li conosceva e non sembrava impressionato dalla loro versione britannica del blues, al punto che persino Dean Martin si prese gioco dei loro capelli e del loro stile. Nonostante il fallimento, però, durante il viaggio negli Stati Uniti, i Rolling Stones ebbero l'opportunità di registrare presso gli studi Chess Records e lì incontrarono alcune delle grandi icone del blues elettrico, tra cui Muddy Waters. Fu lì che registrarono un pezzo strumentale chiamato 2120 South Michigan Avenue, dal nome dell'indirizzo degli studi. Anche se Keith Richards è più noto per il suo talento di chitarrista ritmico, il suo solo in questo brano mostra come e quanto il blues stesse guadagnando terreno tra i giovani britannici di quell'epoca. Mentre i Rolling Stones faticavano negli Stati Uniti, un altro gruppo contemporaneo stava per conquistare l'America. Il 9 febbraio 1964, i Beatles debuttarono all'Ed Sullivan Show, scatenando la prima vera ondata di Beatlemania. Perdona questa breve interruzione. Ne ho bisogno per ricordarti che, se questo contenuto ti sta piacendo, puoi mettere un like e, se ancora non lo hai fatto, di iscriverti al canale e di attivare la campanella per ricevere un avviso da YouTube ogni volta che ne pubblico di nuovi. Ed io ti ringrazio tanto per questo. Buon proseguimento di visione. A differenza degli Stones, il loro sound era ispirato più alla musica pop e al rockabilly, con influenze di artisti come Buddy Holly and the Crickets. Questa influenza si nota chiaramente in A Hard Day's Night, che include un solo pop perfettamente eseguito da George Harrison. Mentre i nuovi idoli britannici invadevano la costa est degli Stati Uniti, diversi gruppi provenienti dalla costa ovest trovavano ispirazione per creare nuovi suoni che sarebbero divenuti molto velocemente peculiari di quella regione. A Portland, una band chiamata The Kingsmen pubblicò una versione scatenata e a tratti sgangherata di un brano rock degli anni 50 chiamato Louie Louie.
In questa canzone, il chitarrista Mike Mitchell sfoggia un solo squillante e traballante, suonando con una gioia spensierata quasi da dilettante. Questo sound ruvido diede vita al movimento definito garage rock, ponendo le basi per la nascita di quella scena, che più in là con gli anni avrebbe preso il nome di punk rock. Intanto, più a sud degli Stati Uniti, un altro movimento prendeva piede sulle spiagge della California, interrando i primi semi dell'heavy metal, il surf rock. Questo movimento era un genere vivace, con strumenti suonati ad alto volume e ad un tempo molto elevato, che catturavano l'adrenalina del cavalcare le onde. Uno dei pezzi più iconici di questo breve ma intenso movimento fu Miser Lou di Dick Dale, una reinterpretazione di una canzone folk mediterranea, suonata il più forte e veloce possibile. Dale ottenne questo risultato grazie a una tecnica di picking chiamata tremolo picking, una ricerca di rumore e velocità che sarebbe poi diventata essenziale per lo sviluppo dell'heavy metal. Mentre il surf rock raggiungeva il suo apice, un'altra tendenza stava prendendo piede in California, quella che avrebbe scosso il mondo. Nel 1963, il brevetto per una droga sintetica chiamata LSD scadde, e leader controculturali come Timothy Leary e Ken Kesey iniziarono a promuoverne l'uso. L'LSD si legò alla musica anche grazie ai famosi acid test di Kesey, feste in cui dosava i partecipanti con acido, mentre i Grateful Dead suonavano musica improvvisata, circondati da luci psichedeliche. Nel 1966, i Byrds incisero uno dei primi pezzi rock psichedelici, 8 Miles High, ispirato alla musica classica indiana e a John Coltrane. Il brano presenta un solo di chitarra distorto eseguito da Roger McGuinn, che inizia con un suono quasi etereo per poi trasformarsi in un caos caotico e affascinante allo stesso tempo. McGuinn si ispirò, in parte, a un'esperienza con l'LSD avvenuta durante una festa a Beverly Hills nel 1965, ospitata da George Harrison e John Lennon, che avevano sperimentato la droga poco tempo prima. I Beatles furono profondamente influenzati dall'LSD e, quando tornarono in Gran Bretagna, portarono con sé una nuova energia creativa. Il loro album Revolver del 1966 divenne un capolavoro psichedelico, ricco di texture sonore strane e assolutamente innovative per l'epoca. Una delle tecniche che sperimentarono fu il solo di chitarra al contrario, ottenuto facendo scorrere il nastro magnetico al contrario. George Harrison registrò due soli al contrario per questo album, Tomorrow Never Knows e anche I'm Only Sleeping. Gli esperimenti sonori dei Beatles, dei Byrds e di altre band come i Cream resero la scena psichedelica britannica pronta per esplodere nel 1966, ma ci volle l'arrivo di un chitarrista americano per dare il via a tutto. Ancora una breve pausa per ricordarti di far conoscere il tuo pensiero a me e a tutta la comunità, lasciando un commento in questa sezione del video. Se pensi che lo possa meritare, in base ai contenuti che condivido gratuitamente con te, puoi riconoscermi il prezzo simbolico di un caffè al bar, cliccando sul pulsante Grazie che trovi sotto ogni mio video. Non dimenticare di condividere il documentario con i tuoi amici, se pensi possa essere di loro interesse. Ti ringrazio per l'attenzione. Buon proseguimento di visione. Colui che fu in grado di stravolgere ogni regola preesistente sul modo di intendere e di suonare la chitarra elettrica, rispondeva al nome di Jimi Hendrix. Dopo una carriera difficile come chitarrista R&B negli Stati Uniti, Hendrix fu reclutato dall'ex bassista degli Animals, Chas Chandler, che pensava potesse avere successo a Londra. Hendrix atterrò a Londra il 24 settembre 1966 e solo una settimana dopo cambiò radicalmente la scena. Il 1 ottobre di quell'anno si unì ai Cream sul palco del London Polytechnic, esibendosi in un'interpretazione incredibile di Killing Floor di Chester Arthur Burnett, in arte Howlin' Wolf. Eric Clapton, presente al concerto, ricorda ancora l'impressione che ebbe, riferendosi a Hendrix. «Ricordo di aver pensato che qui c'era una forza con cui avremmo dovuto fare i conti». Per l'intera seconda metà degli anni 60, Jimi Hendrix continuò a lasciare il segno con il suo stile psichedelico unico, spianando la strada a una nuova era per il solo di chitarra.
E mentre gli anni 60 erano ormai al tramonto, le menti, i cuori e le passioni dei nuovi giovani chitarristi emergenti si sarebbero confrontati con il nuovo decennio alle porte. Un decennio, quello degli anni 70, che sarebbe divenuto in brevissimo tempo l'era d'oro della chitarra elettrica. Ma questo loro ancora non lo sapevano. Questo nostro breve ed intenso viaggio nel ruolo della chitarra elettrica negli anni 60 finisce qui. E ti invito a guardare anche tutti gli altri documentari che ho creato e che spiegano il percorso che questo strumento ha fatto nell'arco di 50 anni di storia. Ti ringrazio tanto per la visione e come sempre ti auguro tanta buona musica. Ci vediamo presto. Ciao!